Non diciamo sempre ed esclusivamente la Badia, la Badia, la Badia, la Badia. La Badia è semplicemente piena di ragazzi perché è l'unica novità che da 2 anni offre questa città. Punto. C'è chi non ci sta all'immagine dipinta sino ad oggi di Piazza della Badia, teatro anche nell'ultimo fine settimana dell'ennesima lite furibonda. Le volanti qui sono intervenute dopo la mezzanotte di sabato per la segnalazione di una rissa tra Piazza della Badia e Piazza Guido Monaco. 2 ventenni sono stati identificati e denunciati. La polizia adesso sta portando avanti le indagini per ricostruire l'origine e la dinamica della colluttazione. Al momento sembrerebbe che dietro la rissa ci sia ancora una volta l'abuso di alcol. Ora, 2 attività che rispettano le regole, che alla loro ora chiudono, che hanno assunto persone per controllare i documenti, quindi fanno quello che è il loro pieno diritto fare, vengono accusate della qualunque. Se purtroppo, scusate il termine, 4 cretini fanno a botte qua, io che ne so se si sono ubriacati a casa, al ristorante, a Guido Monaco, a Sant'Agostino. Già la scorsa settimana, sempre nella centralissima piazza, si erano consumati altri episodi violenti che avevano portato alla denuncia di 4 persone, un tema sul tavolo del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Quello che succede qua alla Badia è quello che succede in qualsiasi altra piazza di Arezzo. Semplicemente il grande casino che c'è, è come io sto parlando con lei in questo momento, lo moltiplichiamo per 500-600 persone e viene fuori il casino. La vera differenza fra questa piazza e le piazze altre di Arezzo è l'abitudine ad avere la gente sotto casa o meno.